mi regala un'altra terra di ragazzo. Questo sugo che ho preparato, ho fatto, vabbè, ho preparato dei funghi secchi, li ho fatti bagnare in acqua tiepida per 4-6 ore. Poi ho fatto bollire degli asparagi selvatici, dei broccoli e altre verdure, funghi, asparagi selvatici, broccoli. Li ho bolliti, ho fatto un po' bollire e li ho messi poi in una padella dove ho fatto con l'olio e la cipolla e ho messo queste cose che ho detto prima che ho fatto bollire prima e ho fatto cuocere tantissimo aggiungendo acqua, aggiungendo poi del peperoncino, della curcuma e del curry, quindi pepe, peperoncino, curcuma e curry. Un po' di sale ovviamente e poi man mano che cuoceva che aggiungevo acqua con un po' di dado, un po' di vegetale e l'ho fatto stracuocere fino a che diventasse quasi una poltiglia totale e ci ho aggiunto poi delle noci sgranocchiate, si dice, scassate. Queste noci con tutto questo sgranocchiamento l'ho messo in frullature che quello che cioè frullature va bene, questo qua sono dei miei genitori i miei genitori hanno secondo me hanno anche regalato quando si sono sposati, no? Che, guarda, questo è il frullatore che ho usato, non so se si vede bene, si vede, eccolo qua, questo qui sarà degli anni 60, ma non è che l'ho comprato a fare il figo vintage, che sarà veramente scassato, tutto scassato, proprio spaccato quando tu un po' ne esce da fuori, è buona ancora. E questa roba qui che ho frullato, poi l'ho surgelata, ci ho aggiunto un po' di parmigiano e mo ci condisco la pasta ed è buonissimo, c'è poco. Perché io dico queste cose senza gente fa i siti di ricette, non la mai, ti fai i soldi con queste cose, invece no. Perché? Perché sono stronzo? No. Perché sto facendo una battaglia politica per l'abolizione della privacy e l'abolizione della moderazione in tutti gli ambiti per possibile, cioè un percorso che deve fare l'essere umano secondo me, è l'abolizione del concetto di privacy, cioè rendere quanto più possibile tutto trasparente, perché questo converrebbe a tutti quanti, ne guadagnerebbero tutti, tranne ovviamente i poveri, i veri potenti, cioè, ma che sta molto in alto, no? I potenti tipo il sindaco della mia città o il primo ministro italiano. Potenti veri, insomma, di guadagno di questi sistemi che ci mettono in testa e quindi faccio l'esempio di Facebook, il treno. Però sta in ritardo su allora, Facebook, per esempio, che è uno dei più noti, no, più noto, cioè un social network utilizzato, ce cioè ne sono tanti, sono degli strumenti, potrebbero essere strumenti rivoluzionari, quando c'è da tanto tempo, ma nessuno mi caga perché. Mettono paura di che cosa? Anche di se loro si mettono, la gente si mette paura anche della stessa ombra, cioè si guardano allo specchio e si mettono paura, dicono non parla ad alta voce, ma quello ti sente lo specchio, magari va dicendo cose che secondo me dovrebbero abolire tutte le forme di moderazione, sia automatiche tramite algoritmi, sia quelle che vengono fatte successivamente con gli umani, quando magari uno viene segnalato un tema, una cosa, un posto, una cosa che magari è un po' che non si deve tanto dire. E quindi poi interviene la moderazione umana che dà il giudizio definitivo. E poi l'abolizione della privacy, cioè questo fatto che alcuni possono avere delle cose, altri no, di qua di là, di su di giù. Perché tutto questo? Perché il concetto è questo, c'è qualcosa da nascondere. Che c'è qualcosa da nascondere. Perciò sei interessato alla tutela della privacy e alla moderazione, perché c'è qualcosa da nascondere. Nel mondo di oggi ci stanno queste cose. Perché ci sta sempre qualcosa da nascondere. Ma chi freghiamo? Freghiamo noi stessi, tutti quanti, tutti, tutti, tutti. Cioè, faccio un esempio banale, per dire, ma no, perché voglio dire, quando sono stati, cosa succede anche qua, i ricchi che stanno poi in luoghi isolati, ma comunque vivono su questo pianeta. Cioè, tu per quanto ricco puoi essere, comunque vivi su questo pianeta. Subisci le conseguenze. Adesso via. Passare questa
se stavi in ritardo, ci scommetterei. Cioè, state tutti su questo, siamo tutti su questo pianeta. Allora, quando sono andato in Brasile sono rimasto sconvolto dal fatto che i ricchi che detengono, là la ricchezza è soprattutto legata al possedimento, alle proprietà di terrieri, no? Queste fazende che sono chilometriche, cioè roba allucinante, non abbiamo idea. Poi abitano fuori città, no? Succede molto spesso, i ricchi abitano in città, insomma, da fuori, in queste ville sontuose, dove ci sono delle mura alte 3 metri, diciamo, minimo, ma mura grosse, cioè che trovi da te sono muffe, con filo spinato sopra con la corrente a 380. Ora, tu sei ricco, sei fatto la fazenda, cioè, ma sei costretto a vivere in una fortezza, in un bunker, e comunque dovrei uscire di casa, c'hai il carro armato, per carità, e tu dici, ma te lo conviene vivere così, per decrescenza, fatta dei camorristi, ma veramente è così, ma conviene poi. Allora, tutto sto fatto vuol dire cosa? Se si abolisce la privacy e se si eliminano tutte le forme di moderazione, i social network diventano degli strumenti di comunicazione orizzontale, people to people, person to person, one to one, persona a persona, frate a frate, ciglia a ciglia, ecco, tutta sta roba qui diventa uno strumento potentissimo di comunicazione. Tu che fai? Dici, no, ma tu non puoi lasciare libertà totale, ci sono i pazzi, ci sono i delinquenti come me che tante volte vengo bloccato, che dicono delle cose offensive. Ce l'hai il coraggio di dire cose offensive? La gente poi ti giudica per quello. Ce l'hai il coraggio di mettere dei post in cui torturi una bambina, ammazzi un animale, butti sotto un essere umano a telefoot? Cioè, ce l'hai il coraggio di fare certe cose? Fallo! Poi ti giudicano per quello tutti quanti. Ti fanno una battaglia culturale per dire quello. È scemo, lo tratto da mezzo. Allora, è successo a me, vengo giudicato per delle cose. Benissimo. Poi col tempo la storia dà ragione all'uno o all'altro atteggiamento, a quello che dice una cosa piuttosto che all'altro che dice un'altra cosa. Se solo si abolisse la privacy e la moderazione, libertà totale di dire tutto senza moderazione, ci sarebbe un primo periodo sicuramente un caos spaventoso, ma nel lungo periodo sta roba porterebbe beneficio a tutti. Ma questa cosa non si vuole fare, non si capisce perché, perché loro pensano all'immediato, cioè diciamo noi oggi vediamo il conto corrente di 1 milione di euro, io con questo conto corrente di 1 milione di euro andiamo in vacanza quest'anno e da là. Che cosa comporterebbe? Se io metto la trasparenza, la posizione, la moderazione, tutto questo qua, la gente poi viene a sapere, quindi qua di là mi fanno la guerra su questa cosa, cioè, tutta una serie di sconquassi che loro non pensano al dopodomani, ma pensano, cioè poi io quest'anno, quest'estate vado in Thailandia a fare vacanze, che cazzo me ne fotto se domani mio figlio può campare meglio? Questo è il punto, eh?